Come si riconoscono le diverse varietà di olive che si coltivano in provincia di Torino? Lo abbiamo chiesto a un coltivatore esperto che da tanti anni, da 20 anni, si occupa della coltivazione di questa pianta di origine mediterranea. Questo è un moraiolo. Un moraiolo è una qualità che deriva dall'Umbria, l'Umbria toscana, ed è una cultivar molto buona come produzione, ma anche buona come prodotto di olio. Qui si distingue per il suo frutto rotondo. Se si guarda bene, sono tutti frutti rotondi, piccolini, ma sono pieni di succo di olio, hanno una buona resa, e anche se sono piccoli hanno il nocciolino piccolo, un po' come la taggiasca, e quindi una pianta che rende molto, una cultivar che rende. Questa è una foglia non tanto grande, piccolina, lunga, non tanto spessa. Questa è una pianta che si chiama bianchera, è di origine del Veneto, dell'est proprio, una pianta che resiste molto bene al freddo, ha una buona resa, tutti gli anni produce, perché poi le piante ci sono quelle che sono anche alternate. Questa qua produce abbastanza tutti gli anni della stessa produzione. Per il frutto si riconosce perché, come si vede, sono grandi, sono belle olive, belle tonde, belle piene, e hanno una buona resa queste qua. E le foglie più o meno, guardiamo che sono forse un po' più scure di quelle là, ma sono sempre longiline. Questo è il leccio del corno, è una cultivar diciamo abbastanza nuova, ha pochi anni che c'è questa cultivar, sì, diciamo da noi è da poco che la piantiamo, ma è una bella qualità che produce molto, come si vede dai grappolini che c'è, sono grappoli proprio questi qua. Non ha produzione alternata, una produzione continua, la foglia si conosce proprio perché la sua foglia è nera, è spessa, è una foglia diversa da quella che abbiamo visto prima. Ecco, questo è un pendolino. Pendolino è il classico impollinatore che per il 90% delle cultivar, perché le cultivar ci sono di due tipi, quelle che sono autofertile e quelle che invece hanno bisogno dell'impollinatore, hanno autosterile. Questo qui è il classico impollinatore di tutti. Difatti fiorisce prima che fioriscano le altre, anche quelle che sono mattiniere, e continua a una lunga fioritura che dura parecchio per impollinare tutte le piante, perché sappiamo che l'impollinazione delle olive viene attraverso il vento. Le api non riescono perché c'è il fiore troppo piccolo. È una pianta che produce benissimo tutti gli anni, sempre piena di olive, e non patisce neanche il freddo. Non ha difetti questa pianta qui, non ha difetti, e fa un olio anche buono, una resa non tanto alta, perché essendo tanto carica così non sono piccoline, quindi però diciamo che dà un buon risultato anche come olio. Questa qui è una pianta del lago di Garda, diciamo una cultivar coltivata sul lago di Garda, che si chiama Casaliva. È una pianta che rende bene, che è una bella qualità. La foglia, come si vede, è più larga, si conosce che non è tanto sottile come l'altra, un po' più larga. È una pianta che fa un olio molto buono, delicato, profumato. Ecco, questo è il classico frantoio toscano, umbro toscano, che per le sue caratteristiche dà un olio corposo, un olio che va bene su alcune pietanze, ed è usato praticamente, questa cultivar viene piantata un po' dappertutto in tutta Italia. Produce sempre, tutti gli anni, anche questo qua è poco alternato da noi, e quest'anno le ha un po' più piccole perché ha fatto secco e quindi non ha piovuto, io non ho potuto bagnare perché questo impianto c'è l'irrigazione sotto, e quindi quando si fa l'irrigazione sotto è la migliore perché alimenta e non si perde una goccia d'acqua. E si riconosce dal frutto, che è un frutto
tondeggiante, abbastanza prolungato, sono olive della pezzatura del frantoio. Mentre vediamo su questa pianta, che sono per la maggior parte più piccole, perché c'è fatto secco.